La storia di Admeto e Alcesti inizia tanto tanto tempo fa in un regno chiamato Tessaglia. Il re della Tessaglia era appunto Admeto, che era un uomo molto buono e molto giusto. Ma c'è un antefatto da raccontare. Tutti voi sapete chi è il dio Apollo. Apollo era il figlio di Zeus, uno degli dei più importanti di tutta la Grecia. Era un dio importante, iracondo, un dio che difendeva l'intelletto, le arti, la musica, la poesia. Era un dio che si invaghiva e viveva di grandi amori. Frutto di uno di questi amori fu uno dei suoi figli prediletti, che si chiamava Asclepio. Asclepio era un ragazzino non particolarmente alto, non particolarmente bello, era un ragazzino che non aveva in niente l'aria del figlio del dio. E quando cresceva, tutti lo prendevano in giro e Asclepio piangeva in un angolo e si rammaricava e piangeva con sua madre, diceva: "Perché? Perché nessuno mi vuole bene? Io non faccio del male a nessuno, mamma, perché?" Ma la madre non sapeva cosa dirgli. Del resto lui era stato concepito da Apollo, quindi doveva pur sempre avere delle facoltà particolari. Fu così che un giorno Asclepio, mentre giocava con il proprio gattino, lo lasciò andare e il gattino finì sotto le ruote di un carro. Tutti si allarmarono e Asclepio piangeva tantissimo per la perdita del gattino che era lì in mezzo alla strada, che stava esalando l'ultimo respiro. Ma Asclepio, non si sa come, sentì qualche cosa nascergli nelle mani, un potere, una fiducia verso le proprie capacità. Prese immediatamente il gattino, lo sdraiò a pancia in su e gli fece come dei piccoli massaggi, così sulla punta del petto, premeva, premeva, premeva e piano piano vide che il gattino respirava, respirava, strabuzzò gli occhi e fece miau. Tutti intorno applaudirono felici perché era un prodigio quello a cui avevano assistito. C'erano persone che si inginocchiavano, guardavano la madre di Asclepio e dicevano: "Tuo figlio è un prodigio della natura, come ha potuto fare una cosa del genere?" E la madre, molto fiera di lui, diceva: "Lui non è solo mio figlio, lui è figlio del dio Apollo." Infatti Apollo era solito dare dei grandi doni ai propri figli prediletti. E così Asclepio crebbe ed ebbe finalmente uno scopo. Divenne un grande medico. Esplorò ogni minimo segreto delle erbe medicinali, creava intrugli e tisane che poi donava alle persone bisognose e tutte queste trovavano grandissimo giovamento, tanto che dappertutto il suo nome si diffuse e ogni volta che c'era una persona malata, una persona che soffriva per qualcosa, veniva chiamato Asclepio, Asclepio, accorreva e la persona sopravviveva, tanto che non moriva più nessuno in Grecia. Infatti, nell'Ade c'era Ade, appunto, nel regno dedicato a suo nome. Ade era il fratello di Zeus, il dio degli inferi, del posto dove vanno tutti i morti quando muoiono. E Ade a un certo punto si gira verso la sua consorte, Persefone, e dice: "Persefone, come mai da un po' di tempo qui non arriva più nessuno? Non mi sembra una cosa normale." Persefone, che era da sempre disinteressata ai fatti del marito, guardava fuori dalla finestra e diceva: "Non saprei, si vede che è un periodo di pace. Adesso, in questo momento in Grecia, probabilmente nessuno sta combattendo e non ci sono più morti. No, no, sicuramente deve essere qualcosa di diverso." E così Ade svolge qualche piccola indagine e scopre che è colpa di Asclepio, che Asclepio è quello che fa sì che nessuno muoia più e quindi nel suo regno non arriva più nessuno, e questo non è giusto, non è giusto neanche per l'equilibrio delle cose, della natura e di tutto quello che c'è. Questo
questo dice Ade, mentre cammina furioso e va verso l'Olimpo da suo fratello Zeus e gli dice: Zeus, guarda laggiù, quello è quello che sta facendo il figlio di tuo figlio, Asclepio, sta distruggendo l'ordine naturale delle cose, nessuno sta più morendo in Grecia, non è possibile andare avanti così. E così Zeus non ha altra scelta che prendere uno dei suoi fulmini. Prende il fulmine, gli fa la punta. Si guarda intorno e vede laggiù, sì, lo vede, Asclepio, che cammina con la sua borsa piena di medicamenti. E tappandosi gli occhi, lancia il fulmine e in un attimo guarda e in una fiammata Asclepio è solo un mucchietto di cenere. La notizia arriva presto ad Apollo, il quale non riesce a credere ai suoi occhi quando vede il suo figlio prodigioso ridotto ad un mucchietto di cenere. E così corre da Zeus e chiede conto di questa cosa. Zeus gli racconta quello che è accaduto e gli dice: Non ho potuto fare niente di diverso, figlio mio, devi capire. Ade comunque è il re degli inferi, il dio degli inferi, e deve ricevere delle anime, lo capisci questo? Apollo se ne va adirato. E meditando vendetta, incrocia per la sua strada un ciclope. Sì, i ciclopi. Ha! I ciclopi. Mio padre Zeus li adora, i ciclopi. Mio padre Zeus li ha eletti a propria guardia del corpo. Ha! E così facendo, Apollo, grazie alle sue arti magiche, durante la notte attende i ciclopi, proprio nel luogo dove vanno a dormire, in tutte le loro grotte. E in un lampo, grazie ai suoi straordinari poteri, diffonde un'epidemia devastante nella stirpe dei ciclopi, che uno dopo l'altro, nell'arco di pochissimi giorni, muoiono tutti. Zeus scopre questa cosa ed è profondamente adirato contro Apollo per quello che ha osato fare. Decide di punirlo. E se fosse per lui, confinerebbe Apollo per tutto il resto dei suoi giorni, cioè per sempre, perché era un dio immortale, in quanto dio era immortale, lo confinerebbe per sempre nell'Ade. Se non che, davanti al trono di Zeus arriva Leto, la madre di Apollo, la donna per cui Zeus si era invaghito, della quale si era innamorato e dalla quale aveva avuto appunto Apollo e Artemide, i due gemelli terribili del Monte Olimpo. E così Leto si inginocchia davanti a Zeus e gli dice: Zeus, per favore, in nome dell'amore che ti ha legato una volta a me, risparmia mio figlio. Non costringerlo a vivere il resto dei suoi giorni nell'Ade. Qualsiasi cosa puoi fargli fare come punizione, rendilo privo dei suoi poteri per un tempo giudicato da te sufficiente. Ti prego però, non privarmi di mio figlio e soprattutto non privare il mondo di un dio importante come Apollo. Anche davanti a quest'ultima rimostranza, Zeus rifletteva perché in effetti il mondo aveva bisogno di Apollo. Apollo era uno degli dei più importanti di tutto l'Olimpo. E così camminava nervosamente nella sua stanza e all'improvviso ebbe un'idea. Ma sì! Perché no? Leto ha avuto un'ottima idea. Potrei far sì che Apollo diventasse, per un tot di tempo, diciamo 9 anni, 9 anni mi sembra una cifra sufficiente, un semplice uomo, e vivesse per 9 anni la vita di un uomo, anzi, ma neanche di un uomo ricco, di un servitore. E così facendo, Zeus cerca di individuare il posto nel quale mandare Apollo. E lo trova proprio in Tessaglia, nella reggia di
del re Admeto. E così decide che da quel momento, per 9 lunghi anni, Apollo sarebbe stato spogliato di tutti i suoi poteri e sarebbe stato mandato da Admeto a diventare il pastore delle sue mandrie. Sì. Questo decise. Sì. Era la cosa più giusta da fare, senza dubbio. Apollo accetta di buon grado, si rende conto che è una punizione giusta e che mette fine a una faida che se no si sarebbe protratta davvero troppo a lungo. E così, nelle vesti di un semplice umano, giunge alla reggia del re Admeto. Ma inaspettatamente per lui, quelli furono 9 anni meravigliosi. Perché Admeto era un re buono e giusto e gentile. E lui se ne accorse proprio un giorno in cui stava portando a pascolare le mandrie e a un certo punto uno dei vitellini iniziò a scappare. E lui, che non era del tutto esperto come pastore, non aveva nessuno dei suoi poteri magici, cominciò a inseguire il vitellino cercando di prenderlo, di prenderlo, di prenderlo e prendendolo. Lo buttò per terra e lo azzoppò. Questo creò un grosso problema appena tornò a corte. Tutti i servitori si allarmarono e dissero che probabilmente Admeto, si sarebbe arrabbiato moltissimo, avrebbe punito Apollo. Invece Admeto si avvicinò. Guardò Apollo che era inginocchiato e gli disse: "Cos'è successo esattamente?" E Apollo gli disse: Il vitellino stava scappando e così mi sono messo a correre, gli sono saltato in groppa e l'ho buttato giù, però forse con un po' troppa energia e il vitellino adesso è un po' zoppo, però cammina e va tutto bene, è sano per il resto." Admeto lo fece sollevare da terra e gli disse: "Sei stato bravo. Mi hai molto aiutato nel recuperare il vitellino e non ti devi preoccupare, credo che non sia niente di grave, probabilmente smetterà presto di zoppicare, ricomincerà a correre e a darti tanta pena. Ma dimmi, come ti chiami?" Apollo non poteva certo dire il suo vero nome e così disse di chiamarsi Anisteo. E Admeto lo guardò e disse: "Un nome davvero strano, è la prima volta che lo sento. In ogni caso, Anisteo, hai tutta la mia gratitudine per aver recuperato il mio vitello. Del resto avresti potuto farti molto male anche tu." E così iniziò una lunga amicizia tra Admeto e Anisteo. Per esempio, Anisteo era molto bravo a suonare la lira. Questo tipo di facoltà Zeus l'aveva lasciata ad Apollo. E così tutte le sere si intratteneva con il re suonando la lira e raccontandogli storie e gesta di eroi e di passati lontani. E piano piano diventarono sempre più amici, tanto che quando scaderono i 9 anni, Apollo era sinceramente commosso. Guardò Admeto, gli strinse la mano e gli disse: "Tu sei un uomo giusto e un grande re per la Tessaglia. Sono orgoglioso di essere stato il tuo pastore e ti ringrazierò per sempre e ti darò dei doni speciali." Admeto lo guardò e gli disse: "Io ti ringrazio, Anisteo, ma non capisco proprio che tipo di doni mi potresti dare tu." Anisteo lo guardò e in un attimo si manifestò per quello che era, il dio Apollo. E così Admeto lo guardò e disse: "Oh mio Dio, ma tu sei Apollo! Io non avevo idea, se avessi saputo, se solo avessi saputo che tu eri Apollo." "Ma che cosa dici? Tu proprio sapendo che io ero soltanto Anisteo, cioè il figlio di nessuno, venuto da nessuna parte. Tu comunque mi hai trattato con giustizia e con grande affetto, mi hai accolto a casa tua, mi hai perdonato i miei errori e sei stato mio amico. E proprio per questa ragione, allora io adesso ti premio."
e in un lampo, dopo aver schioccato le dita, si diffuse un prodigio nelle mandrie di Admeto, ovvero tutte le giovenche, tutte le mucche di Admeto rimasero incinte, ma non di un vitello, bensì di una coppia di gemelli, una cosa alquanto rara per una mucca. E così in un lampo Admeto si ritrovò le mandrie con tantissimi capi in più e quindi la sua ricchezza aumentò. E la loro amicizia continuò nel tempo. Presto Admeto si doveva sposare e allora iniziò a viaggiare per la Grecia alla ricerca di una principessa da poter sposare. Un giorno, camminando nel regno del re Pelia, vide dall'altra parte della strada una fanciulla che camminava insieme a delle amiche. Aveva una lunga veste azzurra, i capelli castani tenuti da una treccia che scendeva laterale sul petto. Aveva un viso particolare. Era un viso dolce e gentile. La fanciulla si sentì osservata e si girò verso di lui. Lo guardò dall'altra parte della strada e Admeto la guardò e lei lo guardò a sua volta. E Admeto restò stupito del tempo in cui questa ragazza restava a guardarlo negli occhi, perché insomma di solito le fanciulle erano molto timide e molto riservate e raramente tenevano gli occhi sugli occhi di un giovane uomo così a lungo. Ma la ragazza fece anche qualcosa di inaspettato, cioè attraversò la strada e arrivò da lui. Lo guardò e gli disse, con tutta la spavalderia che Admeto mai avrebbe potuto immaginare: "Tu sei nuovo di queste parti, vero? Sei un forestiero, giusto?" Admeto si scoprì a balbettare davanti a questa fanciulla. Era alta poco meno di lui. Gli arrivava più o meno al naso. Doveva chinare leggermente il mento per guardarla negli occhi e guardandola da vicino vide che i suoi occhi erano castani con tante piccole pagliuzze dorate dentro e che sorridevano, birichini quasi. Sembrava quasi che lo prendessero in giro. Gli scappò un sorriso e disse: "Sì, mi chiamo Admeto. Vengo da lontano, dalla Tessaglia." "Alcesti," gli disse, "io mi chiamo Alcesti." E se ne andò. Admeto rimase sconvolto da questo comportamento, sperava almeno di poter scambiare due chiacchiere con lei, e la vide allontanarsi in fretta e furia e le urlò: "Per favore, fermati! Fammi sapere qualcosa di te, da dove vieni, qual è la tua casa, per favore!" E le fanciulle si girarono verso di lui e gli dissero: "Come ti permetti di urlare alla nostra principessa?" "Principessa? Quindi lei è figlia del re Pelia!" "Oh no!" Admeto frugò nella sua tasca e tirò fuori un editto che aveva trovato proprio poco tempo prima sui tavoli di una locanda. E l'editto recitava più o meno così: "Siccome il re Pelia aveva ricevuto troppi e troppi e troppi pretendenti per la mano di sua figlia Alcesti, aveva deciso di sottoporre ogni pretendente ad una prova durissima, una prova che sinora nessuno era riuscito a superare. Chiunque si azzardasse a fare questa prova, se vinceva, poteva avere Alcesti come moglie, ma se perdeva, veniva ucciso." Continuando a leggere, Admeto guardò e guardò perché si ricordava che c'era una cosa assurda all'interno di questo editto e alla fine lo trovò. Sì, lo trovò. Il pretendente avrebbe dovuto aggiogare, cioè legare a un carro, un cinghiale e un leone e poi fare il giro della reggia con un carro trainato da un cinghiale e da un leone. Ma nessuno al mondo potrebbe aggiogare un cinghiale e un leone. Pensava ad Alcesti e alla sua bellezza. E
E che mai, 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 mai nessuna donna al mondo gli aveva fatto tremare il cuore in quel modo. E si mise a piangere per la sua disgrazia. E così, come ormai spesso faceva, quando aveva qualche problema andava a parlare con il suo amico, il dio Apollo. Cercò un tempio di Apollo, lì, in quella terra lontana, e lo trovò. Entrò, si inginocchiò e raccontò l'avvenimento ad Apollo. In un lampo il suo amico gli apparve e gli disse: "Non ti preoccupare, farò io in modo che tu possa giogare un cinghiale e un leone." "Apollo, ma io sono così fortunato ad averti come amico." "Non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto bene." E il giorno dopo si diedero appuntamento all'alba. Il compito di Admeto era di procurare un carro con un giogo abbastanza forte da rinforzare con placche di metallo e borchie, affinché quando Apollo gli avesse portato le bestie feroci, lui potesse riuscire ad aggiogarle senza che esse strappassero comunque il giogo con il collo. E così Admeto lavorava, lavorava, lavorava e si avvicinò l'ora dell'appuntamento con Apollo e sentì una musica provenire da non troppo lontano, ed era una musica che conosceva, era la musica della lira del suo grande amico. E infatti, dal bordo della collina vide Apollo arrivare. E Apollo suonava la lira e cantava con una voce paradisiaca, tanto che dietro di lui, Admeto non credeva ai suoi occhi, c'erano un leone, grande, grande, grandissimo, con una testa che era quasi 4 volte quella di Admeto, e un cinghiale che camminavano incantati dalla musica di Apollo, dall'arte di Apollo. Camminavano a tempo di musica. E Admeto poteva giurare di vederli sorridere, quegli animali. E così arrivarono davanti a lui e appena lo videro si accovacciarono e porsero il loro collo, tanto che Admeto con una grandissima facilità riuscì ad aggiogarli e a preparare il carro. Apollo gli disse: "Non ti devi preoccupare, finché io suonerò, loro saranno completamente addomesticati e saranno felici di portarti a spasso con il tuo carro." "Sì, ho capito, Apollo, ma io non posso neanche andare in giro con te sul carro perché si svelerebbe a tutti che alla fine mi stai aiutando." "Tu dimentichi che io sono un dio," gli disse Apollo. E detto fatto, puff, scomparve. "Apollo, dove sei? Oh mio Dio, adesso il leone e il cinghiale ricominceranno ad imbizzarrirsi. Io cosa posso fare?" "Shh!" Nelle sue orecchie sentì la voce di Apollo che gli diceva: "Stai tranquillo. Sto continuando a suonare, ma soltanto il leone e il cinghiale mi possono sentire. Prova a guidarli come guideresti dei cavalli normali e vedrai che loro ti porteranno dove vuoi." E così Admeto si sedette sul carro e diede la prima frustata e incredibilmente il leone e il cinghiale iniziarono a zompettare e a muoversi a ritmo, con un ritmo baldanzoso, a portare il suo carro fino davanti alla reggia di Pelia. Arrivato davanti alla reggia di Pelia, tirò le briglie e i due animali disciplinatamente si accomodarono. Il leone ruggì, il cinghiale grugnì e tutta la gente che viveva intorno alla reggia si assiepò davanti al carro urlando al prodigio: "Ma tu chi sei? Sei riuscito finalmente a fare quello che c'era scritto nell'editto di Pelia?" I servitori corsero a chiamare immediatamente il re Pelia, che si affacciò alla finestra e gli disse: "Ah, benissimo, vedo che tu sei riuscito ad aggiogare le tue bestie, ma chi mi assicura che sei in grado anche di guidare questo carro?" E così Admeto, con grande soavità, diede un colpo alle redini e mandò
cinghiale e leone al trotto intorno al palazzo con tutta una scia di persone che seguivano esterrefatte e sicuramente dalla reggia, Admeto lo sapeva, si sarebbe affacciata anche Alcesti, sì. E infatti era così, Alcesti, attirata da tutti quegli schiamazzi, s'affacciò alla finestra e vide il carro con il leone e il cinghiale, ma soprattutto vide sul carro lo straniero che aveva visto il giorno precedente per la strada. Era venuto per lei, voleva sposarla. Ed era riuscito a fare tutto quello che suo padre chiedeva. E così corse verso Pelia, suo padre, e gli disse: Padre, per favore, concedimi di sposare quell'uomo, ma non sappiamo neanche chi sia. Non fece a tempo a dire questa cosa che si spalancarono le porte del palazzo e si inginocchiò Admeto davanti a lui e gli disse: Mio caro Pelia, io sono Admeto, re della Tessaglia. Se vorrai concedermi tua figlia Alcesti in sposa, io farò in modo di renderla felice, più felice che mai per tutti i giorni della mia vita. Pelia fu esterrefatto dalla gentilezza di quell'uomo e anche dalla gioia che vedeva negli occhi di sua figlia. Chi era lui per negare una cosa del genere? E così benedisse quelle nozze. Se non che Admeto fece un errore. Venne immediatamente celebrato il matrimonio e avevano una stanza nuziale tutta per loro nella reggia di Pelia. Ma Admeto, che fece tutti i sacrifici di rito per tutti gli dèi, Apollo naturalmente, il suo grande amico Zeus, Era, Efesto, Ares, Hermes, Afrodite, Eros. Si dimenticò di una dea molto, 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 molto iraconda, e cioè Artemide. Artemide, non potendo accettare l'affronto, gli riempì la camera nuziale di serpenti, tanto che quando lui aprì la porta, Alcesti si spaventò tantissimo e non voleva entrare nella camera. Ma Apollo accorse anche qui in aiuto di Admeto e gli disse: Admeto, è solo perché non hai fatto il sacrificio alla dea Artemide. Sacrifica un animale sulla pira e fai una preghiera ad Artemide. Vedrai che andrà tutto bene. E così Admeto fece e magicamente i serpenti sparirono tutti quanti dalla stanza nuziale. E così iniziò il matrimonio di Admeto. Portò con sé Alcesti in Tessaglia, celebrò il matrimonio anche nella sua stessa terra e tutti i sudditi erano incantati dalla grande bontà della loro regina. Sì, perché Alcesti conquistava tutti con la sua gentilezza e con la sua bontà d'animo. Come regina andava sempre in mezzo ai poveri, a recare doni e ad aiutare i malati. E nessuno poteva non amarla. Tutti quanti l'adoravano, i servitori del palazzo, i contadini, i pastori, tutti. Tutti erano felicissimi del re e della regina che avevano avuto la fortuna di avere. Apollo contemplava dall'alto del Monte Olimpo le imprese del suo grande amico e sentì due dee che passando, spettegolando, dissero: Ah! Che bravo quell'Admeto, che peccato però che la sua vita debba durare così poco. Apollo rimase sconcertato da quello che aveva appena sentito. Non riuscì a capire esattamente cosa intendessero dire quelle dee. Il suo amico godeva di ottima salute. Però c'erano delle dee che avrebbero potuto dargli una risposta. Erano le Moire. Le Moire erano le dee che tessevano i fili della vita di tutti gli uomini della terra. Loro passavano il loro tempo a tessere lunghi, lunghi fili e a intrecciarli tra di loro. Ed erano le vite degli esseri umani che si intrecciavano con le loro sapienti dita. E quando le Moire decidevano che era ora di tagliare uno di quei fili, anche perché ricevevano l'ora, i minuti e il giorno esatto della morte di qualunque persona esistente nel mondo, con le loro forbici tagliavano il filo della vita. Quindi
Quindi erano le persone ideali, le dee ideali per poter dire ad Apollo cosa stava succedendo. E così andrò a trovare le Moire. Bussò alla porta e sentì la loro voce dall'altra parte. Chi è? Non viene mai nessuno a trovarci da queste parti. Chi sarebbe? Lui apre la porta e si manifesta così, come uno degli dei più belli ed affascinanti dell'Olimpo, tant'è che le Moire restano colpitissime. Oh, Apollo, prego, accomodati, non vieni mai a trovarci, guarda come ti sei fatto grande, sei sempre più bello, eh? Io mi ricordo quando eri ancora un bambino, tu e la tua sorellina Artemide. Apollo si riempie la testa di tutte le chiacchiere delle Moire e mostra un fiasco di vino che aveva portato con sé e dice: mi sono accorto che troppo spesso vi ignoro e non vengo mai a trovarvi, care zie, e allora ho pensato di portarvi un po' di vino per poter passare una bella serata insieme. Oh, come sei gentile, Apollo, come sei gentile! Allora presto, beviamo, beviamo tutti insieme, così ci rallegriamo un po' e passano una serata di baldoria. Tanto che le Moire si ubriacano pesantemente e iniziano: cantaci qualcosa, Apollo, forza, cantaci qualcosa con la tua lira, che ci sei sempre piaciuto un sacco. Dai, Apollo, canta, 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 canta. E Apollo continuava a farle bere, 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 finché a un certo punto dice: va bene, io vi canto la canzone più bella che abbia mai composto, la canzone che è in grado di addomesticare persino Cerbero, il cane tremendo, il tremendo cane di Ade. Però voi dovete fare qualcosa in cambio. Ma cosa vorrei mai in cambio? Io ho bisogno di sapere esattamente il giorno e l'ora in cui Admeto morirà. Ma non lo so, non è proprio il caso, perché poi Zeus si potrebbe molto arrabbiare con noi. Non è il caso, le Moire si guardano l'una, l'altra, l'altra, e una dice: ma sì, dai, in fondo cosa vuoi che sia? Per una volta dire qualcosa, dai, noi che siamo sempre qua tutte sole, in cambio avremmo una bellissima canzone, no? E così rivelano ad Apollo il giorno, l'ora e il minuto esatto della morte di Admeto. E Apollo non può credere al fatto che quel giorno è tra una settimana. Soltanto 7 giorni di vita avrebbe avuto il suo grande amico. Non può accettare questa cosa. Non può accettarla. E così, continuando a fare bere le Moire: mie care zie, voi sapete che io ho una grandissima stima di voi e del lavoro che fate, per cui lungi da me l'idea comunque di far sì che voi siate poco serie, però dovete capire che il giovane Admeto mi ha salvato in diverse situazioni e mi ha fatto trascorrere degli anni meravigliosi ed è un mio grande amico, quindi per favore, vi chiedo per favore, risparmiatelo. Le Moire si guardano esterrefatte. Ma noi non possiamo, sono le leggi divine. Una volta che ci arriva la notizia della morte di qualcuno, dobbiamo semplicemente tagliare il filo. Non siamo mica noi a decidere queste cose. Ma una delle Moire, in preda ai fumi dell'alcol, si gira verso l'altra e dice: ma insomma, io però lo so sinceramente come si potrebbe fare, eh? In fondo basterebbe che questo filo venisse sostituito con quello di un altro che dica: io muoio. Shh, stai zitta, non vorrei mica tradirci, vero? Apollo aguzza l'orecchio e dice: beh, dai, ma perché non provate a dirmelo? Vi giuro, non lo rivelerò a nessuno, soltanto ad Admeto. No, no, mi dispiace, Apollo. Adesso te ne devi andare. Mi dispiace, mi dispiace. E gli sbattono la porta in faccia. Ma Apollo rimane con l'orecchio appiccicato alla porta e cerca di ascoltare. E infatti riesce a sentire le Moire che si accapigliano. Stupida! Stavi per rivelargli una cosa gravissima! Ma insomma, cosa vuoi che sia? Per una volta potevamo anche lasciare che il povero Apollo fosse accontentato, è così bello! Io come posso fare adesso? Non ci ha neanche cantato la canzone!
muoio al posto di Amleto e fosse morto, noi avremmo potuto sostituire il filo della vita di Admeto con quello dell'altro e lasciar proseguire la vita di Admeto fino a una vecchiaia lunga, lunga, lunga. Come potevamo dirglielo? Se poi l'avessero saputo gli umani sarebbe stato un disastro. Te lo immagini, Zeus? Sono davvero tre sciocchi. Apollo ride, fuori dalla porta ride a crepapelle e si allontana, veloce come il vento, arriva da Admeto. Appena Admeto lo vede alla sua porta, gli apre e organizza subito un banchetto per lui, ma Apollo ha molta fretta di comunicargli quello che deve dirgli e così raduna lui e Alcesti e gli dice tutto quello che ha scoperto. Alcesti guarda il marito proprio adesso che ci siamo trovati, che il nostro regno è florido, che siamo felici e che magari potremmo avere anche un bambino proprio adesso. Admeto: no, 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 Alcesti, Apollo ci sta dando una possibilità. Vedrai che io troverò il modo, lo troverò. E così Apollo si congeda e Admeto, riflettendo, pensa: ma certo, ecco chi è che potrebbe aiutarmi, i miei genitori sono anziani, hanno già vissuto tutta la loro vita, sicuramente si sacrificheranno per me. Così corre, prende il cavallo e arriva a casa dei genitori. I genitori gli aprono la porta: Admeto, quanto tempo, che gioia vederti! E lo abbracciano felici: vieni, 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 beviamo qualcosa insieme. Come stai, mio caro Admeto? Che bellezza! Ricordo il giorno delle nozze, è stato meraviglioso, hai trovato davvero una sposa stupenda. Tutte le parole dei genitori finché Admeto non confida quello che gli sta succedendo. E i genitori gli dicono: oddio, che cosa terribile! Quindi vuoi dire che tra una settimana tu morrai? Oh no, tu sei il nostro unico figlio, la luce dei nostri occhi, tu sei tutta la nostra vita, come possiamo accettare di perderti? Ecco appunto, papà, mamma, io sono venuto proprio per chiedere a uno di voi un grande sacrificio. Apollo mi vuole così tanto bene che mi ha detto come posso fare per evitare la morte, e cioè che una persona decida di morire e basta che dica: prima di morire io muoio al posto di Admeto. Papà, mamma, i genitori lo guardano, poi si guardano tra di loro. E quindi, Admeto? E quindi io sono venuto pensando che probabilmente qualcuno di voi avrebbe voluto sacrificarsi per me, per la mia salvezza. I genitori si guardano. Admetto, noi siamo anziani, è vero, ma ci teniamo alla nostra vita e quindi non ci sembra giusto sacrificarci in questo modo, sarebbe un oltraggio verso gli dèi rinunciare alla propria stessa vita. Devi perdonarci, Admeto, ma non ce la sentiamo proprio, mi dispiace. Admeto li guarda entrambi e dice: no, ci mancherebbe, no, certo, mi rendo conto di avervi chiesto davvero molto. Grazie lo stesso, io adesso vado. E Admeto se ne va, cavalcando verso la sua reggia. Sente parlare da dei viandanti di un campo di battaglia dove era infuriata la battaglia fino a qualche giorno prima, e parlavano del campo che, come se fosse pieno di feriti e di moribondi. E così pensò: ma certo, non devo chiedere a qualcuno di morire apposta per me, potrei semplicemente chiedere a qualcuno che sta già morendo se per caso può morire al posto di Amleto. E così al galoppo corre, 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 fino ad arrivare al campo di battaglia, dove in effetti gli si para davanti uno scenario terrificante. Ci sono persone dappertutto, sulla collina, ai piedi degli alberi, nella valle, un mare di sangue e di gemiti e di dolore, e in giro anche animali predatori che si nutrono dei cadaveri. Uno scenario agghiacciante, ma Admeto procede camminando
in mezzo al fetore dei cadaveri e sente dei gemiti. Si gira e vede un soldato visibilmente in fin di vita, non c'era più nessuna speranza per lui. Lo prende, gli fa una carezza e gli dice: "Soldato, per favore, puoi fare un'ultima cosa per me?" "Cosa, straniero? Per favore, di io muoio al posto di Admeto." "Cosa? Per favore, dillo, ti prego, dillo. Io al posto..." Soldato gli muore tra le braccia e allora Admeto corre contro il tempo e ne trova un altro e gli dice la stessa cosa: "Per favore, prima di morire, di io muoio al posto di Admeto." "Io muoio!" E muore anche quell'altro soldato senza riuscire a completare la frase. Allora corre, va verso un altro ancora e un altro e un altro e un altro, ma nessuno dei soldati ha le forze sufficienti per riuscire a pronunciare un briciolo della frase che Admeto necessitava per poter continuare a vivere. Erano passati ormai giorni, il viaggio per andare dai suoi genitori era durato un po' e poi anche la deviazione per il campo di battaglia. Aveva provato anche con i condannati a morte, ma non gli avevano fatto avvicinare nessuno. Aveva anche pensato di uccidere qualcuno, ma non ne sarebbe stato capace, perché era troppo buono, era troppo gentile, aveva troppo rispetto per la vita umana. E così, con le lacrime agli occhi, tornò nella sua reggia, tolse le briglie dal cavallo e guardava la finestra accesa della sua stanza, dove sicuramente c'era Alcesti che lo aspettava, la donna con la quale aveva sognato di invecchiare. La vita a volte è davvero ingiusta, pensava. Proprio quando pensi di essere così tanto felice che più felice non potrai mai essere, succede qualcosa e cambia tutto, puff, all'improvviso. Bisogna sempre essere grati per la propria felicità. E con questi pensieri nella testa, Admeto apre la porta della reggia, alza gli occhi verso la scala d'ingresso e trova in cima alla scala la sua meravigliosa moglie, con in mano una coppa d'oro con gli smeraldi. Era la stessa coppa con la quale avevano brindato alla loro vita insieme durante le nozze. Alcesti dall'alto della scala gli mandò un bacio, gli disse: "Io ti amo più della mia stessa vita." Poi prese un sospiro e, trattenendo a stento le lacrime, disse: "Io muoio al posto di Admeto." E iniziò a bere dal calice. Admeto disse: "No!" Si scagliò di corsa lungo le scale in tempo per poter raccogliere Alcesti, proprio nel momento in cui Alcesti, no, moglie mia, no, proprio nel momento in cui Alcesti gli cadde tra le braccia, priva di sensi. "Alcesti, Alcesti, ti prego, no, no." Alcesti, no! Alcesti era morta. Era morta. Era morta per lui, come la più coraggiosa delle regine. Furono giorni terribili in Tessaglia dopo la morte di Alcesti. Tutto il popolo era in lutto. E Admeto dichiarò che avrebbero tenuto il lutto per un mese intero, soprattutto nella reggia. Disse ai suoi sudditi: "Io non posso impedirvi di ricominciare la vostra vita, di festeggiare, di ridere. Ma per me la mia vita è finita esattamente quando Alcesti ha bevuto il veleno. E quindi,
Nella mia reggia non ci sarà più spazio per i festeggiamenti, per i banchetti e per i sorrisi. E nessuno dei suoi servitori ovviamente protestò perché erano tutti talmente addolorati per la perdita della loro amata regina. Ci furono giorni molto bui. Le finestre restavano chiuse. Si mangiava allo stretto indispensabile. Non si ricevevano ospiti da nessuna parte. Non si invitavano ospiti da nessuna parte, meglio dire, perché in realtà si accoglievano i viandanti, comunque. Infatti, successe una cosa molto particolare. Un giorno la vecchia nutrice, che stava pulendo l'ingresso, sentì bussare alla porta. Erano giorni che nessuno arrivava più alla porta della loro reggia, e così aprì la porta. E si trovò davanti Eracle, il famosissimo Eracle, l'eroe di tutti i mondi, l'eroe delle 12 fatiche, ed era proprio in una pausa dalle 12 fatiche che lui stava compiendo, che esausto, si era ritrovato a bussare alla reggia di Admeto per chiedere accoglienza. Mi dispiace disturbarvi, però sono davvero molto stanco e ho bisogno di un letto dove dormire e di un po' di cibo. L'ospite era sacro in Grecia e questo tutti lo sapevano. La nutrice ne parlò subito ad Admeto e Admeto disse: "Di sicuro lo ospiteremo e onoreremo gli dèi organizzando un grande banchetto per il nostro ospite. Ma mio re, avevate detto niente banchetti, non c'entra niente. Gli ospiti e i viandanti e chiunque bussi alla nostra porta bisognoso di un letto e di cibo riceverà non solo lo stretto indispensabile, ma il meglio che noi possiamo offrirgli. Questa è la legge divina ed è la legge che mi comanda. Anzi, ordino che nessuno dei servi dica niente circa il nostro lutto, affinché il nostro ospite non si senta a disagio." E così facendo i servitori organizzarono un grande banchetto ed Eracle, dopo essersi lavato e asciugato, prese parte al banchetto e iniziò a bere, a mangiare, a raccontare ogni genere di impresa, a ridere, a fare battute sconce, a raccontare delle sue conquiste umane, divine, semidivine ed entrare anche nel volgare. Cercava, dando di gomito al re Admeto, di farlo un po' ridere. "Dai, su, re, ma perché non ridi? Avanti!" La nutrice era disgustata nel vedere Eracle comportarsi in questo modo e così, proprio mentre Eracle stava uscendo dalla reggia per andare a fare un bisogno fuori, lo prese da parte e gli disse: "Ma non ti vergogni di comportarti in questo modo?" "Ma che cosa dici, nutrice? Perché mi dovrei vergognare? Mi sto comportando in un modo normalissimo durante una festa." "Non lo sai che il nostro re Admeto soffre per la morte di Alcesti?" E così gli racconta tutta la storia della morte di Alcesti. Eracle ascolta rapito questa storia e si commuove anche lui. Persino Eracle si ritrova con le lacrime agli occhi per questa storia meravigliosa che la nutrice gli sta raccontando, questa grande storia d'amore e di sacrificio. E così decide. Guarda la nutrice e dice: "Ci penso io, quando è morta Alcesti?" E la nutrice gli dice: "Circa una settimana fa." "Allora so io dove la posso trovare." E così Eracle corre, 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 più forte che può, più forte delle sue stesse gambe, corre, 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 e arriva davanti alla pira dove era stato bruciato il corpo di Alcesti, proprio nel momento in cui Thanatos, la morte, stava allungando le mani per prendere l'anima di Alcesti e portarla nell'Ade, nell'oltretomba. Eracle arriva proprio in quel momento e con un enorme schiaffo lancia Thanatos lontano, il quale si rialza mezzo stordito e dice: "Ma che cosa stai facendo, Eracle? Io sto facendo solo il mio lavoro." "Beh, questa volta quest'anima non la prenderai, Thanatos." E gli diede un pugno fortissimo e Thanatos cadde a terra con un occhio nero. E gli disse: "Va bene, prenditela pure, ma guarda che comunque Alcesti in questo momento non è detto che ritorni la fanciulla di un tempo, perché già in parte era entrata nel regno dei morti." Eracle la guarda negli occhi e vede che Alcesti ha lo sguardo fisso, come se
non lo vedesse. La guarda e le dice: tu sei la regina Alcesti, dimmi qualcosa per favore. Alcesti lo guarda, gli sorride e fa: non riesce a parlare. Allora le viene da piangere. Ed Eracle le dice: non ti preoccupare, è solo questione di tempo. Prende un velo e glielo mette sul viso affinché Admeto non si spaventi. E così la carica a cavallo e la porta al galoppo in Tessaglia. Immediatamente apre la porta della reggia e Admeto corre per vedere dove era finito Eracle, visto che era semplicemente uscito per pochi minuti, in realtà era sparito per quasi 2 ore. E lo vede arrivare con una donna velata. Eracle porta avanti la donna e gli dice: Admeto, lei è Alcesti, tua moglie. Admeto guarda la donna e... No, non è possibile, non è possibile, Eracle. Alcesti è morta e si è suicidata per me, non può essere lei. Sì, invece, è lei, Admeto. Sono riuscito a strapparla dalle mani di Thanatos. Guarda, togli il velo e Admeto vede i bellissimi occhi di Alcesti, fissi sul nulla. Alcesti. Oh, mia adorata moglie Alcesti! Guardami, guardami Alcesti, guardami! Ti prego, guardami! Perché non mi guarda? Perché non mi guarda, Eracle? Non ti guarda, Admeto, solo e semplicemente perché ha bisogno di tempo. Devi avere pazienza con lei. Tanta pazienza. Vedrai che ci vorrà un mese, forse 2. E Alcesti dimenticherà tutta questa brutta esperienza e tornerà pienamente a far parte del mondo dei vivi. Admeto, guarda Alcesti, la prende la mano e la bacia. E Alcesti si scuote leggermente dal suo torpore, muove gli occhi e guarda negli occhi Admeto. E un sorriso le si dipinge in volto. E poi gli occhi tornano immediatamente fissi e immobili. Admeto prende di nuovo la sua mano e la bacia un'altra volta. E Alcesti nuovamente sorride. E in quel momento Admeto le fa una carezza sul viso. Alcesti solleva una mano e accarezza a sua volta la mano di Admeto. E gli dice, senza pronunziare parola, dice il suo nome, ma Admeto lo sente nel cuore. E così la abbraccia, scoppiano entrambi a piangere, si gira verso Eracle e gli dice: tu sei il migliore tra tutti gli eroi e ti sarò grato in eterno per tutto quello che hai fatto per me. Eracle si congeda, augurando agli sposi la migliore delle vite e la migliore delle vecchiaie. E così finisce la storia di Admeto e di Alcesti, di Admeto, che era un uomo giusto, che ha avuto una grande ricompensa, l'affetto e la lealtà di uno degli dei più importanti di tutto l'Olimpo, e cioè Apollo. Ci vediamo presto con le nostre merende mitiche. Intanto volevo dirvi una cosa, vi faccio vedere questo foglio che contiene un link, come vedete, splitted.it, merende mitiche in quarantena. Questo è il nostro cappello. Il cappello era una formula con la quale gli artisti di strada chiedevano come si può dire, una ricompensa per la loro arte. Ora,
Noi vi offriamo questi video e la fruizione è completamente gratuita, ma se vorrete riconoscerci qualcosa tramite una donazione, questo è l'indirizzo nel quale lo potrete fare e ve ne saremmo molto grati. Noi di Compagnia Teatring, nel frattempo, vi diciamo arrivederci alla prossima merenda mitica. Lari lo, lari lo, lari.